Ora vi introduco la figura di Lucrezio, mettendola in relazione con l'epicureismo romano, quindi con la filosofia epicurea e con la versione che della filosofia epicurea è stata data a Roma. Ora, prima di arrivare a parlare di Lucrezio, la figura di Lucrezio, bisogna un attimo capire da dove viene questa filosofia, da dove esce fuori. L'epicurismo esce fuori dalla crisi della polis greca a seguito della conquista di Alessandro Magno. È una crisi sociale e morale del mondo greco all'inizio e poi anche del Mediterraneo orientale in cui e poi in realtà la cosa riguarda anche Roma, in cui la comunità cittadina chiusa in se stessa, autoreferenziale, che aveva caratterizzato l'epoca greca nel V e il IV secolo, viene in crisi, va in crisi, e alla morte di Alessandro Magno questa visione del mondo molto chiusa è costretta ad aprirsi perché vengono creati dei grandi regni di grandissima estensione, molto multietnici, con tantissimo sincretismo religioso, eccetera, eccetera. Di fronte a questa evoluzione di carattere sociale e culturale, quello che diventa importante non è più la comunità cittadina, cosa che è interesse della filosofia platonica che state facendo adesso con la Fanaccione e della filosofia aristotelica, ma diventa importante l'individuo. Perché Alessandro Magno con la sua individualità forte porta tutta l'attenzione verso l'individualità delle persone. E di fronte a questo tipo di smarrimento, vi dice il libro, la reazione di Epicuro è una reazione molto semplice. Perché si chiama filosofia del giardino? Perché Epicuro faceva lezione a casa sua, nel giardino di casa sua. Cosa predica Epicuro? Predica una vita senza passioni. Volgarmente diciamo sempre, l'epicureismo è la filosofia del piacere, ma di un piacere che è molto diverso da quello che voi poteste immaginare, cioè un piacere in cui una persona rinuncia a tutto ciò che la può far soffrire. La politica, perché la politica può far soffrire, è una cosa che ti può appassionare molto, ma proprio con una cosa che ti appassiona molto ti può far soffrire. L'amore, perché con l'amore si soffre. E tutto ciò che riguarda la sofferenza degli individui. Epicuro fa una grande distinzione nei bisogni degli esseri umani. Ci sono dei bisogni naturali e dei bisogni innaturali. I bisogni naturali ci sono quelli proprio essenziali, essenziali, mangiare, bere, dormire. Quelli importanti che sono la sessualità, per esempio, naturali, ma che possono anche essere, diciamo, inibiti. E poi ci sono quelli assolutamente non necessari, come, diciamo, l'arricchimento, il commercio, la politica, eccetera, eccetera. Ora, tendenzialmente bisogna soddisfare i propri piaceri naturali, ma non tutto il resto. E questo dà un effetto incredibile dal nostro punto di vista. Per esempio, Epicuro dice, non dovete innamorarvi, come dicevo prima, ma tutto sommato, se avete bisogno di rispondere alle vostre pulsioni fisiche, tra cui anche il sesso, ben venga, basta che non, la cosa non vi porti poi a soffrire per questo. È una filosofia questa che, se dal punto di vista morale ha questa visione della vita, una visione della vita che chiaramente comporta il ritiro degli esseri umani dalla vita politica e da tutto ciò che riguarda la comunità, se una persona non deve subire passioni, come si dice in greco, atarassia,
cioè atalassia vuol dire la privazione di tutto ciò che mi scuote, che mi mette in difficoltà, ricordatevi questo termine, atalassia. Il motto degli epicurei è late pios, vivi di nascosto, o se volete proprio la traduzione specifica, significa nasconditi vivendo. E questo tipo di modo, cioè di stare nascosto, va di pari passo con la fisica epicurea. Epicuro non crede che esista un progetto divino riferito al mondo, pensa che il mondo sia costituito da atomi, cioè da piccole particelle che si aggregano fra di loro. Guardate che il nostro termine atomo viene in realtà da questo tipo di pensiero filosofico. Quindi è una filosofia materialista e dice: guardate, voi non dovete avere grandi aspettative per il dopo la morte, perché gli esseri umani dopo la morte muoiono, il loro corpo si disgrega e voi non avete, la vostra anima esiste, ma è mortale come il vostro corpo. Quindi è una filosofia materialista, scusate, non provvidenziale e tutto sommato non incline a occuparsi della cosa pubblica. A questa filosofia si è contrapposta sia in Grecia che a Roma la filosofia stoica, la quale ritiene che il mondo sia regolato da un principio razionale che loro chiamavano logos, una filosofia che aveva un fortissimo rigorismo morale, cioè gli esseri umani si devono ispirare alla virtus. Questo logos che spinge gli uomini alla virtus, questo principio razionale che spinge gli uomini alla virtus, avrebbe un piano provvidenziale per i destini degli esseri umani, cioè ha un disegno per il mondo, regola il mondo secondo un disegno. Questo tipo di filosofia è stata la filosofia scelta dalla classe dirigente romana di carattere tradizionalista. Perché? Perché chiaramente si confaceva molto bene al Mos Maiorum Romano, quello che diceva che il pater familias doveva avere un rigorismo morale straordinario, doveva essere un contadino, ma anche un soldato, ma anche un grande politico, essere sempre prono al dovere nei confronti dello Stato e degli altri. Quindi la filosofia stoica, quando arriva a Roma, è qualcosa che viene recepita immediatamente dalle classi dirigenti, che subito, quando incontrano la filosofia epicurea, fanno ostacolo, perché la filosofia epicurea è contraria totalmente a ciò che sarebbe la virtus romana. Però questa filosofia epicurea si insinua a Roma, e si insinua a Roma grazie a un personaggio che si chiama Filodemo di Gadara, di cui qualcosa vi viene spiegato un po' di più a pagina 336. Pagina 336, questa crisi dell'individuo e la diffusione dell'epicurismo vi riprende di fatto, leggetelo perché è importante, la prima parte di pagina 316, ma vi spiega molto bene come mai è arrivato l'epicurismo a Roma. È arrivato in una zona precisa, cioè a Napoli, in particolare ad Ercolano, in particolare nella villa dei papiri di Ercolano, dove effettivamente si chiama così perché hanno trovato una serie di papiri sbruciacchiati dal Vesuvio nella famosa eruzione del 79 d.C., tutti, quasi tutti a carattere epicureo. Filodemo di Gadara era l'allievo di Zenone di Sidone, un epicureo molto famoso che era stato ascoltato da Cicerone intorno al 70, 80 avanti Cristo, 79, 89 avanti Cristo, se non ricordo male, e aveva fatto lezione, aveva sentito le sue lezioni ad Atene, e Filodemo di Gadara arriva a Napoli e viene ospitato dalla famiglia dei Pisoni, che invitano una serie di intellettuali nella loro villa, che poi è quella che potreste anche visitare, adesso è chiusa, ma si visita, e tra cui personaggi di primo piano, come Virgilio e Orazio. E poi vabbè, questa villa ha avuto una vita molto molto lunga fino al 79, dove effettivamente la biblioteca che era stata creata al proprio interno fu sommersa dai
dall'eruzione del Vesuvio e ci sono rimasti a noi alcuni di questi testi, molto bruciacchiati, se ve lo devo dire. E di Lucrezio, perché Lucrezio? Allora, Lucrezio ha scritto un poema, lo vedremo nel dettaglio dopo, nel prossimo audio e nelle prossime lezioni, un poema che si chiama Dera Rum Natura, che è la traduzione diretta di Peri Fuseos, che è il titolo, se ve lo ricordate bene dalle lezioni iniziali dell'anno della Panaccione, è il titolo che avevano tutti i poemi dei presocratici. Tutti i presocratici avevano questi poemi che si chiamano per i poemi o trattati, si chiamano Peri Fuseos, della loro natura, sulla natura. E di Lucrezio effettivamente non sappiamo nulla, tranne abbiamo solo il suo poema, sappiamo che probabilmente era nato intorno al 100 e morto intorno al 50. Vi do delle date vaghe anche perché questo Chronicon che vi viene citato di Gerolamo è estremamente, estremamente vago nelle date e mai sicuro. In ogni caso sarebbe vissuto abbastanza poco, ma la sua importanza fu abbastanza enorme perché Epicuro arriva a Roma, certo con Filodemo di Gadara, ma soprattutto entra, viene conosciuto alle classi alte grazie al poema di Lucrezio. Come vedremo, Lucrezio farà qualche cosa che probabilmente Epicuro non avrebbe amato, ma grazie al suo poema, di fatto, questa filosofia viene, no, viene conosciuta a Roma da un numero di persone abbastanza alto. Sappiamo probabilmente che il poeta è morto improvvisamente, questo è abbastanza chiaro perché il poema finisce in modo molto brusco. In modo anche non particolarmente coerente né con l'inizio né con quello che diciamo era la trama del suo poema, che come vedete vedremo non è un poema narrativo. Quello che sappiamo da alcune lettere, da alcuni accenni che Cicerone fa nei suoi scritti è che Cicerone dovrebbe essersi preso cura dell'edizione post mortem dell'Era Rum Natura di Lucrezio. Dal punto di vista poetico, Cicerone aveva un giudizio molto, molto lusinghiero di questo poema, considerava un bellissimo testo, e in effetti è un bellissimo testo. E, però, nella parte finale della vita di Cicerone cosa farà? Se la prenderà parecchio con la filosofia epicurea, soprattutto dal suo punto di vista, visto che Cicerone ha uno. È aderente alla filosofia stoica, il suo modello principale di rigorismo morale, tanto per dirvelo, è Catone il Censore, che viene spesso preso come personaggio, diciamo, stoico vecchio stampo, uno dei primi stoici romani, ecco, non tanto perché era un filosofo stoico, ma perché si comportava da tale. E dalla posizione di Cicerone molto molto stoica, diciamo, la filosofia epicurea viene particolarmente osteggiata, ma quando si fa grande polemica nei confronti della filosofia epicurea, incredibilmente non cita mai Lucrezio. E questo probabilmente perché non voleva parlare di qualcosa di cui effettivamente lui aveva una grandissima stima, almeno a livello concettuale e poetico, poi non credeva a nulla dell'epicureismo, però almeno qualitativamente probabilmente aveva un pensiero molto alto di questo poema, di cui nelle prossime lezioni analizzeremo bene nel concreto, perché è qualcosa di estremamente importante quest'anno, forse uno degli autori più importanti. Ne leggeremo buone parti in italiano, in latino ne leggeremo abbastanza poco, probabilmente solo l'inizio, e io continuerò invece a farvi delle lezioni su Catullo di traduzione, in modo tale da fare autori, ma soprattutto su una cosa più semplice come quella che è Catullo.